nessuno mai ha controllato effettivamente quanti migranti vi fossero all'interno della struttura. Le cooperative, erogando i propri servizi, incassavano di fatto dei soldi che non erano dovuti. Soldi non dovuti incassati dalle cooperative che gestiscono il CARA di Mineo per l'accoglienza di migranti virtuali, migranti inesistenti dei quali sarebbe stata attestata falsamente la presenza. L'ultimo scandalo che coinvolge il centro rifugiati più grande d'Europa vede sei nuovi indagati, sono i dirigenti delle cooperative romane, travolte anche dallo scandalo Mafia Capitale, che avrebbero trasformato la grande piattaforma di accoglienza catanese in un bancomat. Che è una vergogna, si organizzano soltanto per raggiungere un obiettivo, il denaro. L'inchiesta è stata condotta dal procuratore capo di Caltagirone, Giuseppe Verzera. Vengono corrisposti 35 euro per ogni giorno, per ogni migrante. Se noi facciamo il calcolo di quante migliaia di migranti sono transitati e quanti di essi sono risultati presenti mentre in realtà erano assenti, siamo riusciti a calcolare una somma complessiva che supera il 1 milione di euro. Un milione di euro incassato truffando il Ministero dell'Interno, lo stesso ente che ogni anno spende per il CARA di Mineo 30 milioni di euro. Nessuno degli indagati presenti all'interno della struttura ha accettato di rilasciare dichiarazioni. Su un fenomeno come quello della migrazione vengono sostanzialmente sottratti allo Stato somme ingenti di denaro che non si capisce che fine fanno, noi stiamo indagando in questo senso.